Ormai è ufficiale, è iniziata la stagione della serenità. Con l'autunno, le prime piogge e l'ora legale, siamo tutti scusati. Tutti sereni di potercene stare comodamente a casa con il play, a guardare serie TV o film e non sentirci minimamente in colpa per la nostra autoesclusione dal mondo esterno. È bello l'autunno, soprattutto quando sforna prodotti come quelli in arrivo in questi giorni. Iniziate a fare la danza della pioggia, una macumba voodoo o il fantasmino appeso alle finestre dei giapponesi proprio per il temporale. Perché questo weekend non si esce di casa. Perché, direte voi? Ovvio ve lo rispondo io. Il 30 settembre ci prepariamo ad una 3 giorni di chiusura totale. Stanno per arrivare pomeriggi senza tempo, cibo spazzature, ma soprattutto occhiaie. Signori, questo weekend sono in arrivo ben 13 episodi di Luke Cage su Netflix e 6 della serie targata Amazon di Woody Allen. In più c'è anche il documentario su Amanda Knox, sempre di Netflix. Non lo so, vi sembra poco? Considerando che Luke Cage dura 1 ora a puntata e Woody Allen 30 minuti, io ve lo dico, ce la possiamo fare. Allora, attrezzatevi per bene, vi do io un kit. Tutto quello che non deve mancare per questa 3 giorni di binge watching spietata. Non so se siete freddolosi come me, io per esempio mi procurerò anche un bel plaid. Adeguato giustamente a queste situazioni e soprattutto preparatevi ad assenza di sonno, pigiama per 3 giorni e a non vedere mai la luce del sole. Di Luke Cage ne abbiamo parlato parecchio, personaggio incredibile che abbiamo conosciuto in Jessica Jones, si appresta ad una serie tutta sua in cui ci svelerà come è divenuto invincibile, capiremo chi è il suo nemico e che ruolo avrà in The Defenders. Se, e dico se, ci sarà. Per quanto riguarda Woody Allen c'è una grandissima attesa. In arrivo nei cinema il suo Caffè Society è già sul set del prossimo film. Il regista ha dichiarato che è stato difficilissimo sviluppare una serie. Sarà una comedy familiare ambientata negli anni 60. Woody torna anche davanti alla telecamera per interpretare un marito che è sconvolto dai cambiamenti del tempo. Ad aiutarlo ci sarà una hippie interpretata da Miley Cyrus. Per quanto riguarda il documentario su Amanda Knox, io me lo terrei come chicca domenicale. Che ne so, dopo la maratona di venerdì sera, il sabato, tutta la domenica. La sera si ordina una bella pizza e si cerca di capire un po' di più i fatti di cronaca che riguardarono il caso di Perugia. Vedrete che sarete riposati, affamati e soprattutto strafelici il lunedì al lavoro. Ovviamente questi sono dei consigli spassionati, non sarà affatto il mio weekend. Voi fatemi sapere poi cosa avete combinato. Io vi ricordo di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema e noi ci vediamo al prossimo frame. Ciao!